volto conosciuto per gli appassionati di questione di stile, Massimo Meloni, stavolta in una versione inedita. Bentornato a Riccione, ma da allenatore svizzero, uno dei pochi ad aver portato campioni stranieri. Come è stato il ritorno a casa, possiamo dire così? Ciao Stefano, grazie. Sono sempre contento di venire qui a Riccione, di gareggiare per i campionati italiani. E il ritorno è sempre bellissimo. Che effetto fa? Come hai ritrovato il nuovo italiano che è sempre in gran spolvero a livello di risultati internazionali? E soprattutto cosa vedi di nuovo, di inedito? Allora, il nuovo italiano secondo me negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione fantastica. Stanno migliorando i tempi, stanno migliorando gli atleti. C'è un ricambio generazionale, si comincia a vedere. Quindi le società, i club hanno lavorato molto bene, anche la stessa federazione. Quindi trovo veramente bene, in crescita. È chiaro che dopo circa 15 giorni di gare, qua la benzina è un po' finita. Ecco, tu stai lavorando in Svizzera, raccontaci un po' le differenze, il tuo ambiente, il tuo nuovo mondo, come cosa stai facendo di diverso, cosa stai portando di italiano in Svizzera? Beh, allora, il mio nuovo mondo, io ho il mio capo, che è il direttore tecnico, si chiama Marcus Buch, dove vado molto d'accordo, passando gli anni sta migliorando sempre di più. E la metodologia vostra? La metodologia io sto cercando un po' di impostarla sul mio stile dell'allenamento. Lì si cerca sempre di migliorare su ogni gara, quindi non si fa un programma completo. Molti atleti non sanno che vuol dire fare un macro ciclo vero e proprio, quindi trovo un po' di difficoltà, però piano piano sto cercando di far capire un po' la mia gestione dell'allenamento e quello che faccio per tutto il periodo. Sei riuscito a coinvolgere anche Luca Marini, che è stato un tuo allievo e l'hai portato alle Olimpiadi. Ecco, questi nuovi giovani che si stanno aprendo, ex campioni che si stanno aprendo al mondo dell'allenamento del bordo vasca, pensi che aiuteranno a svecchiare ulteriormente questo ambiente e serviranno questa cultura nuova di fare allenamento? Ma sono molto contento che Luca ha deciso di raggiungermi lì in Svizzera, dove andrà una società con la quale collaboro, come collaboro con tutte le altre società svizzere come federazione. E io credo che allenatori nuovi che hanno voglia, secondo me, possono portare a un miglioramento, ma questo non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo. La crescita deve essere per tutti. Sappiamo che l'Aniene resta sempre nel tuo cuore, Gianni Nani è stato il tuo mentore storico, ecco, tanto ti manca? L'Aniene è la mia vita, non è il mio cuore. Io ci sono cresciuto, ci sono nato, c'ho il cuore che non è rosso, è giallo e blu. Malagò è stato il mio presidente per sempre e lo sarà sempre. Gianni Nanni è quello che mi ha portato a avere tutto, successo, mi ha fatto arrivare lui in Svizzera con gli atleti che mi ha dato da allenare. È chiaro, poi sono stato bravo pure anche io a portare atleti a un certo livello. Facciamo il podio ideale finale degli italiani a Tokyo, al suo primo posto, esponiti. Qua mi sparano. Beh, io penso che le medaglie potrebbero essere Greg. Federica è la numero uno, signori. Secondo me, che gli vogliamo dire? E il bronzo? La panziera, forse. La panziera potrebbe giocarsi qualsiasi medaglia. Deve decidere lei quella che vuole vincere. E anche un Gabriele non mi dispiace. Perfetto.